È stata una grande emozione ricevere questa onorificenza. La bella notizia è arrivata con una telefonata diretta dall'ufficio di Presidenza della Repubblica, da Roma quindi. Che stupore, tanta felicità. Ho riso per la contentezza, ma ho anche pianto per la tanta emozione. Questi momenti positivi ci vogliono perché aiutano, danno la carica, l'energia. Anche perché dopo l'incidente ho momenti di gioia che si alternano a momenti più tristi, più pensierosi, ma la vita continua. Non solo contenta, ma contentissima. Non dimenticherò mai l'importanza che il responsabile del Servizio Scientifico Sanitario Bruno Bassano ha dato alla mia attività sul campo. E non dimenticherò nemmeno le parole dell'ispettore Stefano Sorriso quando mi disse: ti piacerebbe tornare sul territorio a osservare i comportamenti, la vita delle marmotte? E io, certamente sì, sarei la più felice. Ma vedevo questa proposta come così irreale. E invece dall'anno scorso è diventata realtà. Sono tornata a esercitare in parte la mia professione di guardiaparco a Orvieni in Valsavarancia, a osservare marmotte, affiancata da guardiaparco e ricercatore. La montagna mi è amica, anche se con me è stata maligna, non solo col mio incidente, ma anche perché quando avevo 9 anni ho perso mio papà. È morto sotto una valanga mentre faceva il suo lavoro di cantoniere e sindaco. È stato ritrovato dopo un mese di continue ricerche sotto 20 metri di neve. So che era un grande uomo. La mia forza viene anche da lì. Il parco cerca di venire incontro alle mie esigenze. L'ha fatto col mio ritorno sul campo e spero questo accada anche nel futuro. E conto di avere ancora soddisfazioni sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. Io dico questo: nella vita non bisogna arrendersi a nessun ostacolo, grande o piccolo che sia. Mai dire mai. A volte, come nel mio caso, con la mia grande forza di volontà, una famiglia speciale, gli amici, i colleghi, si ottengono dei risultati imprevedibili. Con questa onorificenza voglio incoraggiare tutti coloro che hanno delle difficoltà, delle malattie, dei momenti bui, di non lasciarsi andare, di reagire, di essere coraggiosi, di non chiudersi in se stessi,
perché la vita è bella e vale la pena viverla fino in fondo.